Eccoci. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a tutti. Io sono Paola Gentile del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sono una ricercatrice dell'Istituto SPIN, che si occupa di superconduttori, materiali innovativi e dispositivi. E ho il piacere oggi di presentarvi questa conferenza online dedicata alle scuole ed organizzata nell'ambito di un progetto più ampio. Dell'Italian Quantum Wix, il cui obiettivo è quello di far conoscere a tutti il mondo dei quanti. Quest'anno il progetto è giunto alla sua seconda edizione, è coordinato eh, dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR e vede coinvolti oltre 100 ricercatori, tra tecnici, eh, ricercatori tecnici, divulgatori, insegnanti, tutti impegnati in uno sforzo congiunto in eventi di divulgazione della conoscenza della meccanica quantistica. Le città coinvolte sono 20. E diciamo, questi eventi si svolgono uh, dal 13 marzo, quindi sono appena partiti, fino al 14 maggio di quest'anno. Tra questi in particolare vi è una mostra interattiva alla quale vi invitiamo, il cui titolo è Dire l'Indicibile L'Entanglement Quantistico, ed è appunto interamente dedicata all'entanglement: collaboratori didattici, sessioni di giochi quantistici, visite ai laboratori di ricerca, conferenze in presenza uh, e altro. Uh, come indicato, diciamo, come vi ho anticipato uh, dal titolo della mostra e mh, avete anche già visto all'interno della locandina, il tema che è stato scelto quest'anno per l'Italia Quantum Weeks è proprio l'entanglement, che è una proprietà puramente quantistica, anzi è caratteristica proprio di questi sistemi quantistici e li rende profondamente diversi dall'analogo classico, diciamo, dei sistemi classici a cui siamo abituati tutti i giorni. Allo stesso tempo, questa proprietà rappresenta una preziosissima risorsa per quelle che sono le nuove tecnologie quantistiche. Per entanglement, mh, si intende la correlazione che si instaura tra particelle a livello quantistico e che le rende molto, diciamo, in qualche modo strettamente connesse, collegate, anche se sono spazialmente separate. È un argomento molto ricco ed anche di grandissima rilevanza, tant'è vero che eh, ha portato al conferimento del premio Nobel per la fisica lo scorso anno, nel 2022, agli scienziati, tre scienziati che si sono occupati degli esperimenti legati a questo tema. Oggi abbiamo il piacere di avere due esperti nel campo, ehm, il professor Matteo Paris e la professoressa Alessia Levi, che sono qui collegati con noi, che ci parleranno, ci porteranno, ci introdurranno all'interno di queste tematiche. Eh, vi chiedo eh, di mandarci i vostri commenti, le vostre domande nel corso di questo, di questo collegamento, scrivendo all'interno della chat live che vedete in YouTube. Noi raccoglieremo le vostre osservazioni e le vostre domande, le sottoporremo al termine di ciascuno dei due interventi. Avremo una, un question time nel quale daremo spazio appunto alle vostre osservazioni e alle vostre domande. E mh, a questo punto, non volendo rubare troppo tempo eh, ai nostri due ospiti, vi introduco brevemente il primo dei due, che è il professor Matteo Paris. È un professore ordinario di fisica teorica della materia presso l'Università di Milano, presso la quale insegna quantum information ai fisici, fisica generale agli studenti di chimica ed è anche il direttore di dottorato, del dottorato in fisica. È un fisico teorico ed è attualmente alla ricerca di una nuova fisica nei campi della metrologia quantistica e del Quantum Works. Ha fondato e dirige il gruppo di meccanica quantistica pura ed applicata, dove svolge ricerca teorica e sperimentale su tecnologie quantistiche, sistemi quantistici aperti, ottica quantistica e i fondamenti di meccanica quantistica. Quindi proprio il gruppo eh, che ha fondato, consta di circa 15 membri staff e ha svariati studenti di dottorato e assistenti di ricerca postdoc. Quindi a questo punto.. No, siamo pronti io do la parola al professor matteo paris vi invito ragazzi eh, docenti a mandarci le domande in qualsiasi momento e poi insomma, avremo modo di, di discuterne più tardi prego matteo <coughs> grazie buongiorno buongiorno a tutti eh, come sapete eh, il tema di queste due lezioni eh, sono i nobel per la fisica del 2022 che sono stati eh, assegnati a queste tre persone. E la motivazione recita per gli esperimenti fatti con fotoni entangled che hanno eh, verificato la violazione delle disuguaglianze di Bell, dando origine a quel campo che si chiama eh, a tutt'oggi Quantum Information Science. Allora, il, la mia lezione riguarderà eh, soprattutto le disuguaglianze di Bell, che vedremo anche perché uso il plurale, e, e invece la mia collega Alessa Levi parlerà eh, soprattutto di fotoni entangled e darà. Una descrizione un pochettino più dettagliata di quali sono eh, le motivazioni sperimentali eh, dietro questi Nobel. Allora, le disuguaglianze di Bell, plurale è perché ce ne sono varie versioni, io ve ne racconterò una, eh, riguardano eh, le correlazioni statistiche che si osservano eh, in esperimenti che vengono fatti in due eh, luoghi diversi, anche molto distanti, allo stesso tempo, nello stesso laboratorio. Allora, dato che l'argomento sono le correlazioni tra variabili statistiche, eh, uno degli scopi di, di questa lezione è fare un ripasso di statistica, eh, cosa sono le variabili statistiche, cosa vuol dire correlazioni, per arrivare a introdurre le disuguaglianze di Bell utilizzando eh, un po' il linguaggio comune e un po' quello che molti di voi hanno già imparato nei moduli di statistica dei corsi di, eh, di matematica e, e di fisica. E lo scopo è arrivare a capire cosa sono e magari anche cosa non sono le disuguaglianze di Bell, perché sono importanti e che cosa hanno a che fare e non hanno a che fare con la meccanica quantistica e, e con l'entanglement. Allora iniziamo subito. Eh, che cos'è una variabile statistica? È, una, è la maniera con cui noi descriviamo i risultati di un esperimento, in particolare di tutti quegli esperimenti eh, il cui risultato non è univoco. Rifacciamo tante volte l'esperimento e non abbiamo sempre lo stesso risultato, ne abbiamo differenti. Ehm, esempi. Se lanciamo un dado e ci chiediamo qual è il numero che vediamo quando il dado si ferma, eh, sappiamo dall'esperienza che il risultato non sarà sempre 5, eh, sarà a certe volte 5, a certe volte 1 e, e sappiamo che definiamo la nostra variabile statistica che descrive i risultati degli esperimenti dicendo il valore del dado e descrivendo quali sono i possibili risultati. In una, diciamo, in una situazione simile possiamo anche definire una diversa variabile statistica. Se ci chiediamo eh, qual è la parità del numero che appare, eh, a quel punto gli eventi possibili non saranno più sei, ma saranno solamente due, numero pari eh, o numero dispari. Um, un po' più sul, sul versante pratico, eh, io ogni mattina che vengo in dipartimento prendo il treno e faccio un esperimento. Eh, vado alla stazione e vedo se il mio treno è stato cancellato oppure è stato effettuato. Se per caso è stato effettuato, faccio un altro esperimento che è quello di vedere se il treno è in anticipo, in orario oppure è in ritardo. Allora, mh, questi differenti eventi eh, che, che, che definiscono una variabile statistica... Non, non, non appaiono, non accadono sempre eh, nello stesso numero dei casi. cioè Ci sono certi eventi che, che accadono più spesso e altri eventi che accadono meno spesso. Allora, per dare una descrizione quantitativa eh, del, eh, della diversa occorrenza degli eventi, introduciamo la nozione di distribuzione di probabilità: cioè assegniamo un numero tra, tra 0 e 1 a ciascun evento per, eh, per descrivere. Quanto spesso quell'evento eh, si vedrà in pratica. E qui inizia ehm, la prima, ehm, diciamo, il primo punto da analizzare un pochettino con attenzione, perché nel linguaggio eh, comune eh, la parola eh, probabilità di un evento viene usata in almeno due contesti abbastanza differenti tra di loro. Il primo è quello che mh, ciascuno di noi incontra eh, nei moduli di statistica, no? si dice. Uh, prendiamo un dado, uh, lo costruiamo nella maniera più uniforme possibile. La densità del materiale ovunque in tutti i punti è la stessa. Il dado se, se, lo, se facciamo una simmetria di riflessione rispetto a qualsiasi asse non cambia, quindi non c'è nessuna ragione per favorire una faccia rispetto all'altra e, e possiamo assegnare. Prima ancora di fare l'esperimento, è un modello teorico, eh, la probabilità di occorrenza di ciascuna faccia del dado. E come facciamo? Eh, è una frazione in cui a, al denominatore ci mettiamo tutti i risultati possibili, che nel, nel caso del dado sono 6, e poi a, al numeratore ci mettiamo per ogni x, per ogni possibile valore della mia variabile statistica, ci mettiamo il numero di, eh, di risultati favorevoli. Nel caso del numero eh, del dado è 1, perché c'è un numero per ogni faccia, nel caso della parità del dado abbiamo sempre sei possibili risultati e poi ce ne sono tre pari e tre dispari e quindi entrambe le probabilità sono uguali a tre sesti, cioè un mezzo. E ovviamente quando sommiamo tutte queste probabilità, sommiamo le frazioni e fa, e fa sempre 1. Però ehm, l'idea, la, la, la parola stessa probabilità di un evento viene usata nel linguaggio comune anche in un, ehm, in un contesto completamente diverso. Quando si dice che il treno eh, che andare a prendere il treno da Monza a Milano mh, ho, ho una probabilità del 20% di vederlo in orario, una probabilità dell'80% di vederlo in ritardo. Che cosa si intende? Io non ho un modellino del treno, non, non, non so cosa succede lungo la. Linea, non sono in grado di fare delle predizioni teoriche su cosa succederà. Allora, eh, qual è il significato di quel numero? È che ehm, io sono andato per un anno alla stazione, quindi sono questo. Il numero di volte che ho fatto l'esperimento è 365 e poi eh, ho osservato tot volte il treno in orario, tot volte il treno in anticipo, tot volte il treno in ritardo e ho costruito queste frazioni. Allora, questa è la frequenza dell'evento X. Però mh, quando si comunica, quando sul giornale leggete le statistiche dei treni della Lombardia, viene chiamata probabilità, non viene chiamata frequenza. Allora, perché c'è questa, mh, diciamo, qualche modo confusione nel linguaggio comune? Allora, c'è una giustificazione e la giustificazione è che tutte le volte che noi un modello ce l'abbiamo, ad esempio nel caso del dato, poi quando andiamo a fare davvero l'esperimento, quello che osserviamo è che la frequenza di ogni, eh, di ogni evento ehm, si avvicina alla probabilità teorica che abbiamo calcolato a priori. E eh, questa vicinanza eh, diventa tanto più buona eh, quanto è più grande il numero di esperimenti che facciamo. È sia un risultato sperimentale, tutte le volte che abbiamo un modello e poi andiamo a fare l'esperimento, osserviamo eh, questo fatto. Ma addirittura è un teorema sotto ipotesi abbastanza deboli. Possiamo dimostrare che la frequenza di un evento si avvicina, in un senso matematico ben preciso, alla sua eh, probabilità. È un teorema dovuto a, a uno del, dei signori Bernoulli, più di uno. Che si occupavano di fisica e matematica qualche secolo fa ed è nota nel linguaggio comune come legge dei grandi numeri. Quindi ehm, noi continueremo a usare come sinonimi eh, frequenze e probabilità ehm, nell'idea che ehm, valga la legge eh, dei, eh, dei grandi numeri. Eh, ora facciamo un passo indietro ma, e, e chiediamoci ma perché io in certi esperimenti invece di vedere un particolare risultato, eh, vedo un, un intervallo di possibili risultati. Perché non posso dire di più? Prendiamo l'esempio dei dadi. Eh, Nell'esempio eh, dei dadi, eh, io lancio i dadi e adesso pensiamoci un attimo: ma i nostri insegnanti di fisica non ci hanno detto che se io conosco la posizione iniziale, e la velocità iniziale di un corpo, posso predire qual è la sua dinamica e qual sarà il suo stato finale, non è lo scopo delle leggi di Newton predire cosa sta succedendo a una particella se sappiamo le condizioni iniziali. Allora, cosa vuol dire che il dado può venire da 1 a 5? Io non so dire niente. Se io conoscessi il, il, la posizione iniziale e, e, e la velocità iniziale del mio dado, e magari anche la velocità angolare attorno eh, ai vari assi di su questo non è un, un corpo puntiforme, ma è un corpo rigido, e dovrei mh, eh, pre poter prevedere il suo moto con le leggi cardinali della dinamica e sapere dove finisce e soprattutto in che posizione finisce, dovrei poter predire eh, in che, ehm, su che faccia va ad appoggiarsi. Perché invece non lo faccio? Eh, questo è il punto. Ogni qualvolta io di un esperimento eh, non ho sotto controllo tutte le variabili che lo determinano, cioè ho ignoranza su qualche variabile, emerge una descrizione statistica. Allora tutte le volte che io dico ho oh, il risultato di un esperimento, è una variabile statistica, è perché di quell'esperimento non ho sotto controllo tutti i parametri, tutte le grandezze fisiche. Alcune le ignoro e, e allora emerge una eh, descrizione statistica, anche per il treno. Eh, potrebbe, eh, potremmo, potremmo dire la stessa cosa. Eh, se invece di semplicemente uscire di casa e andare alla stazione, io avessi un drone che sta su a 100 metri e sta seguendo il macchinista da quando esce di casa, controlla la sua temperatura, vede se per caso è in malattia. E, e vede tutte le possibili eh, ostacoli sul percorso del treno, eh, non avrei incertezza su, sullo stato del treno, controllerei tutte le variabili e saprei esattamente se quella mattina il mio treno è in ritardo, o in orario, o è addirittura in anticipo. Ok? Quindi, eh, una cosa importante da, eh, da tenere presente è che ogni qualvolta io ignoro qualcosa, scusate, scusate, scusate. scusate e ogni volta che io eh, ignoro qualcosa, cioè ci sono delle variabili nascoste nel mio esperimento che io non ho sotto controllo e ignoro, allora emerge una descrizione statistica. Quindi eh, noi parleremo di correlazioni statistiche e dovremo occuparci di capire se ci sono delle variabili nascoste nell'esperimento in cui osserviamo delle correlazioni quantistiche oppure no, delle correlazioni statistiche oppure no. E eh, nel fare questo eh, assumeremo sempre che, ehm, che valga la legge dei grandi numeri, cioè la frequenza di un evento, via via che faccio più, eh, molti esperimenti ripetuti nelle stesse condizioni, ehm, o, ehm, o che la frequenza di un evento si avvicina alla sua probabilità. Eh, una piccola digressione, eh, utile eh, per, come dire, per qualunque cittadino consapevole. Eh, Ovviamente, quando noi assumiamo la, eh, la validità della legge dei grandi numeri, cioè prendiamo la serie storica, eh, o sono andato alla stazione per un anno, ho osservato quella percentuale di treni in ritardo e quindi dico che la prossima volta che andrò alla strazione avrò la probabilità di vedere il treno in ritardo di tot sulla base delle mie osservazioni precedenti. E cosa sto facendo? Sto assumendo la legge dei grandi numeri, che la frequenza che ho visto fino adesso è, è avvicinata alla sua probabilità teorica. Allora, quando faccio questa operazione concettuale, eh, sto assumendo che l'esperimento ne faccio nelle stesse condizioni. Eh, se per caso eh, è cambiato qualcosa, eh, questo passaggio dalla frequenza alla probabilità non è più vera. Come se io leggo sul giornale che l'anno scorso il 30% dei maschi di mezza età, cioè la, la, la mia categoria di, di, di persone, ha preso l'influenza, ehm, posso prevedere che quest'anno io ho un terzo, di, un, tre, il 30% di probabilità di prendere l'influenza? Sì, se l'influenza è la stessa, no, se l'influenza è cambiata. Ok? Quindi eh, eh, la legge dei grandi numeri è uno strumento molto potente, ma come tutti gli strumenti molto potenti, va applicato con grano salis. Bene, allora eh, abbiamo imparato cos'è una variabile statistica, adesso esageriamo, prendiamo due variabili statistiche. Ad esempio, eh, generalizzando eh, i due esempi che ho fatto fino adesso, prendiamo eh, un esperimento in cui lancio due dadi. E le due variabili statistiche potrebbero essere, eh, banalmente, eh, la prima variabile statistica è il valore che vedo sulla faccia del, del dado 1, e la, sec la seconda variabile statistica è quello che vedo sul dado 2. Oppure potrei prendere la variabile statistica 1 è il numero, e la variabile statistica 2 è la parità del numero sul secondo, tutte le possibili combinazioni. Ehm. Oppure, nel caso dei treni, potrei mettermi in testa di fare questo esperimento. Vado alla stazione di Bologna e, e l'esperimento che faccio è prendo i primi due treni eh, che incontro sul, mio, eh, sul tabellone: eh, uno che va su, verso sud e uno che va verso nord, o oh, verso est e verso ovest. Eh, ricordatevi che l'Italia, più che nord-sud, è messa a est-ovest. Le cartine sono sempre un po'. Un po' fuorviante. Allora, l'esperimento che faccio è ehm, prendo i primi due treni, uno verso sud e uno verso nord, e vado a vedere se sono in anticipo orario ritardo, anticipo orario ritardo. Eh, ritardo. Perché faccio questo esperimento? Eh, non lo so, per adesso eh, eh, lo faccio e basta. Bene, allora eh, posso dire, beh, eh, allora, quali sono le distribuzioni di probabilità eh, che posso assegnare a esperimenti di questo tipo? E, ovviamente saranno delle distribuzioni di probabilità, come si dice, congiunte o delle frequenze congiunte. Io eh, se vado, eh, vado, al, vado alla stazione di Bologna... Eh, tante volte, oppure vado una volta e prendo tante coppie di treni, n sarà il numero di esperimenti che faccio nel, nel calcolo della frequenza, cioè il numero di coppie di treni, uno verso sud e uno verso nord, che prendo. E eh, invece a numeratore questo nxy cosa sarà? E sarà per ogni valore di xy, eh, anticipo, orario, ritardo, anticipo, orario, ritardo, il numero di eventi corrispondenti. Cioè, che ne so, eh, vedo un treno verso sud in orario e un treno verso nord in ritardo e, e lo assegno a una delle sei eh, possibilità. Faccio l'esperimento tante volte e, e assegno una frequenza. Per i dadi, invece, lo posso fare anche senza fare l'esperimento, assegnando il numero di casi favorevoli. Bene. Eh, questa in realtà non è l'unica eh, tipo di probabilità che posso usare per, per dare una descrizione quantitativa dei de risultati dei miei esperimenti o delle predizioni sui risultati degli esperimenti che, che posso fare. Ce n'è almeno un'altra, quelle che si chiamano probabilità condizionate, in cui i, il cento, il numero di, di totale di eventi, cambia. Parlerò di probabilità condizionata. E la chiamerò P di barretta eh, X dato Y. Che cosa? Eh, il numero di. Eh, e poi facciamolo con le frequenze, che è più facile. E, um, vado a fare il mio esperimento. Poi, eh, di tutti gli esperimenti che ho, che ho fatto, seleziono solamente un sottoinsieme, ad esempio quello in cui i treni verso sud eh, sono in orario. Quindi qua sotto metto solamente, fra tutte le coppie di treni che ho preso, prendo solo quelle coppie in cui il treno verso sud era in orario e lo metto qua a denominatore. E a numeratore ci metto che cosa? Il numero di treni verso nord, che sono X, orario, anticipo o ritardo, e Y invece in orario. Bene, e allora qui do senso alla frequenza dei treni che hanno X. Verso nord, dato una specifico valore della variabile statistica treni verso sud. E, e questo ci permette di fare delle, delle valutazioni. Ci torneremo più, più, più avanti. Eh, per adesso accontentiamoci di aver definito eh, questo oggetto che si chiama probabilità condizionata. Infine. Eh, ultimo oggetto, che all'apparenza sembra inutile, è che sono le probabilità marginali. Eh, cosa vuol dire? Io faccio un esperimento in cui misuro due variabili statistiche, poi una la ignoro e vado a vedere solamente qual è la distribuzione statistica di una. E allora... Dell'evento x associato alla variabile statistica x grande e vado a vedere il numero di casi favorevoli. Eh, L'unica cosa non banale qui è che evidentemente il numero di, di, di volte in cui eh, ho il risultato X, eh, lo posso eh, calcolare eh, prendendo il numero di volte che ho il risultato X e Y e poi sommando su tutti i valori eh, che non guardo, eh, non li guardo e quindi li metto tutti insieme. E quindi c'è una relazione fra quella probabilità che avevo chiamato. Eh, congiunta e questa probabilità eh, originaria che ho adesso ho chiamato marginale bene adesso ho, messo in, ho definito un po di quantità e vedo un po eh, come sono eh, collegate tra di loro ehm, un, eh, usando semplicemente le proprietà delle frazioni eh, io che cosa faccio la probabilità congiunta la posso scrivere così come l'ho definita poi moltiplico e divido per il numero di eventi totale in cui la variabile x ha assunto un certo valore x e mi accorgo che la probabilità congiunta si può scrivere in termini della probabilità condizionata e della probabilità marginale. E lo posso fare sia in un verso, cioè prendendo come variabile principale x, sia nell'altro prendendo eh, come variabile eh, principale y. Allora, dato che terzo non dato, eh, queste due cose sono tutte e due uguali alla probabilità congiunta, devono essere uguali tra di loro. E questo passa sotto il nome di Teorema di Bayes. Bayes era un reverendo eh, vissuto 2-300 anni fa, che pur essendo un ministro del culto non aveva eh, nessuna paura delle, delle situazioni incerte ed è stato uno dei primi che si eh, occupava di, eh, di statistica e di risultati eh, di, 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 di esperimenti sia, sia fisici sia sociali eh, con, con risultati non deterministici. Il um, teorema di Bayes è uno strumento potentissimo, non, non, non ce ne occupiamo oggi, però, um, giusto per, di nuovo, per fare un'altra piccola digressione, um, è uno strumento di grandissima attualità. Um, faccio un esempio: prendete come variabile statistica X il risultato di un test per il Covid. Quindi eh, il risultato può essere positivo o negativo, cioè quell'antigene, oppure no. Y invece è l'evento statistico, avere o non avere il Covid. E quindi io voglio andare a vedere qual è la probabilità eh, di, del mio test positivo se ho il COVID, oppure la probabilità del test positivo se non ho il COVID. E, e la calcolo in funzione della probabilità inversa, cioè la probabilità di avere il COVID se ho il test positivo, che è la cosa che mi interessa. Qualsiasi eh, test medico eh, ci sono almeno due variabili statistiche: una che è la presenza o non la presenza della malattia, e l'altra che è la, la, la positività o la negatività. E. E ovviamente eh, io spero che queste due cose siano parenti e per, per vedere se sono parenti utilizzo il teorema di Bares, che di nuovo, eh, come la stessa conclusione che abbiamo eh, tratto alla fine della prima digressione, è uno strumento potentissimo e come tutti gli strumenti potentissimi va usato, usato con estrema cura. Ma in realtà questo non è il focus di oggi, il focus di oggi è che con tutti questi oggetti eh, adesso finalmente possiamo definire che cosa vuol dire correlazione. Due variabili statistiche eh, si dicono correlate, se la, eh, o, eh, o meglio, si dicono scorrelate, indipendenti, se la probabilità eh, condizionata di una rispetto all'altra in realtà non dipende dall'altra. Eh, mi spiego. Eh, se la probabilità eh, di, di, di x, come si distribuiscono i risultati della variabile x, dipende dal valore della seconda, eh, allora, eh, allora sono corretti. Dipende. Quindi posso scrivere P di X, Y semplicemente come una funzione di X, e questa è la stessa funzione per ogni Y, allora si dicono eh, variabili indipendenti. E questo vuol dire che la probabilità congiunta la posso scrivere come prodotto delle due probabilità marginali. Quando accade ciò, le variabili sono indipendenti e quando invece non accade ciò, le variabili sono scorrelate. Facciamo degli esempi. Eh, lancio due dadi. Lancio due dadi, ottengo tante coppie di, di valori, poi faccio così, divido tutte le mie coppie di valori, le ho, le ho segnate su un foglio, poi adesso le divido. E vado a vedere, prendo tutte le coppie in cui il secondo dado ha segnato 1, tutte le, le coppie in cui il, il secondo dado ha segnato 2, eccetera, faccio sei mucchietti. Poi all'interno di quei mucchietti vado a vedere eh, cosa è successo al primo dado e vado a contare quanti 1, quanti 2, quanti 3. Scoprirò se, se i, i dadi... Eh, non hanno dei, dei difetti che il valore eh, che è assunto dal primo dado ha probabilità un sesto sia che il secondo dado ha uno sia che il secondo dado ha due non dipende dal, dal valore del secondo dado come si distribuiscono le facce del primo dado non dipende dal valore del secondo dado allora vuol dire che le due variabili statistiche sono indipendenti. facciamo invece un esempio del contrario prendiamo questo eh, database di, di visi di facce umane sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 12 fa 72 facce. In realtà qui c'è un'intrusa e quindi le facce sono 73. Allora adesso le due variabili statistiche eh, sono la prima è eh, l'aspetto che io sono lo sperimentatore e vado a vedere se il viso mi sembra eh, di genere femminile o di genere maschile a me. E, e questa è la prima variabile statistica. E la seconda variabile statistica invece è andare a vedere di che colore sono i capelli, eh, con due sole categorie, chiari e scuri. I capelli bianchi li metto insieme ai capelli chiari e i capelli castani, rossi, neri li metto tutti nella categoria scuri. Allora, quindi adesso devo andare a fare l'esperimento, vado a contare tutti i visi che a me sembrano maschili, eh, tutti i visi che a me sembrano femminili e poi vado a vedere anche eh, i capelli. E ho fatto per voi l'esercizio, ho 73 facce, eh, ne ho contate 26 che mi paiono maschili e 37 che mi paiono femminili. Invece 30 hanno capelli chiari e 43 hanno capelli scuri. Allora adesso vado a costruire le, le frequenze che approssimano le, le, le probabilità eh, di questi eventi. E vedo che eh, la frequenza dei capelli chiari nelle femmine faccio il conto e assegno questa probabilità, la frequenza dei capelli scuri nelle femmine e quest'altro, e poi faccio lo coso per i, la stessa cosa per i visi che mi appaiono maschili. Eh, bene, e, e di che cosa mi accorgo? Eh, mi accorgo che le probabilità di essere eh, chi capelli chiari o scuri nelle femmine sono molto diverse da quelle eh, dei, 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 maschi, dei visi che mi appaiono maschili. Questo vuol dire che la distribuzione della variabile capelli dipende fortemente dalla distribuzione della variabile apparenza del viso e quindi non sono affatto scorrelate, anzi sono, correlate, sono molto correlate perché queste due cose sono molto diverse, quindi specificare la seconda variabile influisce molto sulla prima variabile. Oh, o, siamo, siamo a posto per il secondo riassuntino. E il secondo riassuntino è che due variabili statistiche si dicono correlate se la distribuzione di probabilità condizionata di una delle due cambia al variare del valore della seconda, altrimenti si dicono scorrelate o indipendenti. Notate che, e qui è un punto cruciale anche poi per le, per le disuguaglianze di Bell, è che ehm, ci sono certi casi in cui questa correlazione è dovuta a qualche motivo evidente. Se io vado a vedere la distribuzione delle altezze eh, dei, dei, degli adolescenti maschi della provincia di Milano e, e, e poi vado a, a vedere la distribuzione delle altezze dei loro padri, ehm, è probabile che, e le divido in tre categorie, alti, bassi, medi, è probabile che ci siano delle correlazioni fra, fra queste due distribuzioni per ragioni genetiche che, che abbiamo tutti più o meno presente. Allora qui c'è uh, un fenomeno che ne causa un altro, la distribuzione di altezze eh, dei padri determina più o meno la distribuzione di altezze eh, dei figli, quindi c'è una causa, un effetto e io vedo delle correlazioni. Il contrario non è, non è necessariamente vero, se io vedo delle correlazioni non è detto che, ci che uno dei due fenomeni causi quell'altro. E questa è una cosa importante. E perché adesso siamo anche in grado di, di dare una spiegazione semplice di perché è così? Perché la descrizione statistica di un evento, cioè io dico che un evento è una variabile statistica perché sto ignorando qualcosa, come abbiamo detto prima, e io non è, non è un risultato perché sto ignorando qualche cosa. Allora, il fatto che due variabili abbiano una distribuzione statistica. Non, è, eh, non potrebbe non venire dal fatto che sto ignorando cosa sta succedendo all'altra. Potrebbe venire la distribuzione statistica, potrebbe venire dal fatto che per entrambe le mie due variabili sto ignorando una terza variabile comune, okay? e quindi le correlazioni sono solo l'effetto di ignorare questa terza variabile in comune, ma tra di loro i due fenomeni non si parlano. L'esempio tipico che potete trovare su, sui libri di, eh, di statistica è il seguente. Se io vado a vedere,. La distribuzione del consumo di gelati nei mesi dell'anno e, e la distribuzione delle persone che vanno al pronto soccorso per le scottature nei mesi dell'anno, potrei dirmi: cavolo, ma a luglio eh, c'è un picco di consumo dei gelati e c'è un picco di scottature. Ma allora vuol dire che eh, il consumo di gelati rende più, più, più passibili di scottature? Eh, oppure uno ah sì certo certo si scotte quindi mangia il gelato ecco tutte questo tipo di inferenze logiche sono, sono tutte fregnace e il, il fatto è che io non, non sto, sto ignorando per entrambi i casi il fatto che il mese di luglio c'è più sole che il mese di novembre vedo la faccia di Paola che è a passa vuol dire che ho già consumato tutto il mio tempo e se riesci a sintetizzare un pochino le conclusioni, diciamo un altro paio di minuti, hai un altro paio di minuti, ok? Non è anche iniziato. Allora, ehm, ehm, allora ehm, una invece di andare a calcolare la distribuzione di... Di, di probabilità, andare a vedere se sono correlate o non scorrelate. C'è una maniera eh, più veloce che è quella di calcolare la funzione di correlazione. Io assegno un valore numerico alle mie due variabili statistiche, e vado a fare la media del prodotto di questi valori numerici. E se per caso sono scorrelate, eh, il, la media di questa quantità diventa il prodotto delle, delle medie delle due marginali. Quindi ho una maniera un po' più veloce. Eh, non è l'unica, eh? ci sono anche gli indici di PIR, sono tutte le varie, le varie cose. È um, una maniera abbastanza semplice sperimentalmente per andare a vedere se le funzioni, se le due variabili statistiche sono correlate o scorrelate. Bene, adesso abbiamo eh, detto tutto quanto ci serve per andare a capire che cosa sono le disuguaglianze di Bella. Eh, qual è l'esperimento che abbiamo in testa? L'esperimento che abbiamo in testa è quello di: eh, preparare un oggetto fisico, che sono, non so, due atomi, due fotoni, due qualche cosa, prepararli in un certo punto e poi mandarli uno da una parte del laboratorio e uno dall'altra parte del laboratorio. E su queste due parti, che a un certo punto potrebbero essere molto lontane tra di loro, andare a fare delle misure eh, di una qualche variabile, eh, e assumo che questa variabile che sto misurando possa assumere solo due valori a cui eh, do eh, i labelli meno uno e più uno. Eh, faccio questa misura ehm, e, e vado a calcolare la funzione di correlazione di questa misura. Per esempio qui ho, ho, ho messo una tabella con i possibili risultati e cosa sono andato a fare? Eh, ho calcolato il valore medio eh, dell'osservabile che, 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 che misuro qua a sinistra e questo ho fatto una simulazione, eh, ho tirato a caso una moneta e sono andato a prendere questi risultati, di qua un altro risultato e per questo particolare set sperimentale vedo che eh, il valore medio dell'osservabile di qui è questo, il valore medio dell'osservabile di qui è questo, e invece il valore del prodotto è, è, è questo. Quindi queste variabili sono correlate eh, perché il prodotto di questi due numeri non è uguale a questo numero ed in effetti se guardate le coppie, quando qui c'è un più 1 è molto più probabile trovare un meno 1 da questa parte che, che, che un più 1. E quindi vuol dire che... Eh, le distribuzioni non sono totalmente indipendenti, ma la eh, il valore di una sembra ehm, in qualche modo essere correlato alla variabile di prima. Possiamo fare tanti altri esempi: eh, se, se, se tiro due monete a caso e poi le, le lancio vado a vedere che cosa, cosa valgono, mi aspetto nessuna correlazione. Ed in effetti, eh, ho fatto un esperimento del genere: il valore della funzione in correlazione viene molto basso e dovrebbe essere zero perché i valori medi delle due sono zero e invece è qualcosa, ma se faccio tante, tante, tanti esperimenti, poi dopo mi aspetto che la funzione di correlazione vada al suo valore teorico che è zero. Eh, viceversa, qui è un altro esperimento completamente diverso. Prendo due monete, eh, una che è testa e che croce, le lancio piatte in modo che non rotolino, evidentemente ai, ai capi del mio laboratorio continuerò a vedere più uno e meno uno, e, e questo è un esempio in cui eh, le, i valori del, degli esperimenti, diciamo i valori delle due variabili, sono perfettamente anticorrelate. Quando vedo più uno da una parte, vedo sicuramente meno uno dall'altra. Bene, adesso siamo pronti per eh, raccontare eh, una versione. Del, del setting di Bell. Beh, il teorema di Bell, le disuguaglianze di Bell, eh, questa è una versione che si chiama CHSH, dai nomi, dalle iniziali dei nomi delle persone che, che se la sono eh, immaginata, e ehm, si riferisce a questo schema sperimentale. Io preparo qualche cosa, fatto da due atomi, due fotoni, due qualcosa, eh, li lancio lontani l'uno dall'altro e poi... Faccio a caso l'esperimento in cui misuro la variabile statistica 1 o la variabile statistica 2, a caso. Quindi, eh, alla fine, io che cos'ho? Quattro possibili combinazioni. Se faccio questo esperimento un milione di volte mi aspetto che 250.000 io ho misurato A1 e B1, e nell'altro quarto A1 e B2, e tutte le combinazioni. E chiamo Q eh, questa somma algebrica eh, delle quattro possibili funzioni di correlazione. E il teorema di Behr, questo è un esempio eh, di quello che può succedere in laboratorio, questo è il quaderno di laboratorio in cui ovviamente eh, ci sono sempre due colonne che sono diventate nere perché non ho misurato quello osservabile e due colonne in cui invece c'è il valore eh, del, del, dell'osservabile che ho misurato. E poi eh, prendendo tutte le, le colonne vado a costruire queste quattro eh, funzioni di correlazione e costruisco la mia quantità Q. Allora, il, i teoremi di Bell, le disuguaglianze di Bell, si occupano di stabilire. Eh, ma allora, quali sono i possibili valori per questa eh, quantità Q? E soprattutto, quali sono i possibili valori e quale ipotesi devo mettere per, per, per vincolare questi valori? Perché, se ci pensate bene, ciascuna di queste funzioni di correlazione può valere da meno 1 a 1. Meno 1 perfettamente anticorrelate, 1 perfettamente correlate. Allora, i valori possibili per questa quantità Q vanno da meno 4 a 4, perché eh, potrei inventarmi un esperimento, eh, immaginarmi un esperimento in cui questa vale 1, questa vale 1, questa vale 1, questa vale meno 1 e fa somma 4, e viceversa. Tutti i valori fra meno 4 e 4 sono eh, possibili, però non sono completamente indipendenti tra di loro. Allora, quali sono i, i, le assunzioni che mi, la fisica mi suggerisce? E una volta che ho, ho, ho ho assunto queste, queste cose che la fisica mi, mi, mi suggerisce. Eh, eh, quali sono i valori possibili per questa, per questa quantità Q? Questo è l'oggetto delle disuguaglianze di Bell. E quali sono i vincoli? Eh, I vincoli eh, sono quelli eh, che sembreranno banali, ma poi eh, ci scopriremo che non lo sono, e che sono stati suggeriti eh, in un lavoro del 1935 eh, dai fisici Einstein, Podolsky e Rosen. Che dissero va bene allora tu stai, stai, ti stai immaginando un esperimento in cui hai preso eh, un sistema fisico formato da due enti e poi ne hai lanciato uno da una parte e uno dall'altra e sono andati lontano e poi fai gli esperimenti eh, in queste due eh, location eh, lontane le une dalle altre allora tu puoi inventarti qualunque teoria eh, che, 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 che descrive quantitativamente quello che sta succedendo però Qualsiasi sia la teoria che tu usi, ehm, io ti dico che ci sono due cose eh, che questa teoria deve rispettare. Uno, che eh, le grandezze fisiche che tu stai misurando, poi quando le misuri vedi un valore, ma quel valore lì, anche se tu non lo misuri, ce l'aveva quel sistema fisico. In, in altre parole, eh, la luna è in quel punto lì, che tu la guardi o non la guardi. Sembrerebbe una richiesta super innocente, no? sì, è chiaro no? che la luna è lì, anche se non la guardo. E quando si tratta di elettroni e fotoni non è così eh, scontato. Comunque questa è una richiesta, eh, diciamo, di buon senso, che Einstein, Podolsky e Rose fecero. Qualsiasi sia la teoria di cui ti stai occupando, eh, deve succedere questo. E l'altra cosa, è, è ancora più facile da capire, località, è quando tu misuri qualche cosa qui, il fatto che tu stia misurando... La posizione, il momento, lo spin, il, il momento angolare: il valore che tu vedi qui non, non deve influenzare la misura che vedi là perché sono lontani tra di loro e non, non, non c'è niente che può andare più veloce della luce e portare l'informazione sul tuo risultato. Che e queste sono le due eh, richieste che, che, che Einstein e Poldowski e Rosen fecero a qualsiasi teoria fisica. Allora, ehm, eh, alla fi beh, non fecero il lavoro fino in fondo, non applicarono. Eh, ehm, le loro definizioni per trovare dei limiti a Q, ma mh, trovarono un esempio in cui le previsioni fatte con la meccanica quantistica ehm, non rispettavano eh, le richieste di realismo e località. Allora, eh, cosa, cosa dissero eh, Einstein, Podolsky e Rosen? Eh, dissero: eh, maledizione, ehm, la meccanica quantistica, le previsioni della meccanica quantistica non vanno d'accordo con questi assunti eh, di realismo e località. Perché? Eh, se uno prende sul serio i risultati della meccanica quantistica e deve eh, perché eh, tutte le previsioni vengono puntualmente rispettate dagli esperimenti fatti ehm, eh, scopro che se genero due fotoni attraverso un processo non lineare di cui eh, Alessia vi parlerà un pochettino più in dettaglio eh, quando misuro una certa variabile su uno dei due fotoni determinano, determinano eh, il valore della variabile dall'altra parte e, e allora, eh, cosa dissero Stepowski e Rosen? Eh, vabbè. Allora, la meccanica quantistica non, sembrerebbe non andare d'accordo con questi assunti di realismo e di località. E allora cosa dissero? Si rifecero a quello che tutti quanti avevano già imparato all'epoca sulla descrizione statistica, sull'ignoranza dovuta all'emergenza statistica, cioè sull'emergenza statistica dovuta all'ignoranza delle variabili. dissero: ah, vabbè, ma la meccanica quantistica non va d'accordo con il realismo e la località. Ma non perché la natura non va d'accordo con il realismo e la località. È semplicemente perché la meccanica quantistica non è la, la, la teoria giusta. Ci sono delle variabili nascoste. E quando conosceremo le variabili nascoste, eh, tutte queste strane cose che, che, che le, 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 le variabili non hanno un valore definito finché non le misuro scompariranno. Tutte le, le previsioni statistiche della meccanica statistica scompariranno. Così come eh, quando io eh, guardo il mio orologio e uno dei vostri orologi segnano sempre la stessa ora e potremmo immaginarci che un, il mio orologio influenza il vostro orologio, quando in realtà entrambi li regoliamo sullo stesso campanile o sulla stessa eh, centrale di Francoforte, quindi tra di loro non si parlano ma semplicemente parlano con un terzo. Questa è l'idea di, di Einstein podolsky rosen C'è qualche cosa eh, che noi non conosciamo e che determina lo stato delle, delle due particelle de, che io ho mandato uno da una parte, una dall'altra. Allora, qual è il grandissimo merito di Bell e di, e di CHSH? È quello di prendere sul serio l'ipotesi di, eh, di Einstein podolsky rosen però poi di, invece di, di lasciarla in un ambito metafisico, perché quel che, che dicevano Einstein podolsky rosen è una richiesta metafisica, diciamo. La meccanica quantistica non va bene perché non rispetta realismo e località. Ma è una richiesta, come dire, lo dicevano, di buon senso: non, non, non è una richiesta motivata da dati sperimentali, è una richiesta metafisica. Io non voglio una teoria fatta così, deve per forza avere delle variabili nascoste, perché le sue previsioni non mi piacciono. Allora, che cosa fece Bell? Disse: Va bene, io prendo sul serio questa cosa, assumo realismo e località, assumo che ci siano delle variabili nascoste e vado a vedere che cosa succede. È un teorema, un teorema di matematica. Eh, vado a vedere ehm, quali, so, quali queste ipotesi, realismo, località e l'esistenza possibile di variabili nascoste produce sul mio, ehm, sul mio, ehm, sulla mia quantità Q. Che in linea di principio potrebbe essere fra meno 4 e 4, e invece se impongo realismo, località e assumo che possano esserci delle variabili nascoste, sono conti abbastanza facili qui in termini di frequenze e qui invece in termini di probabilità e eh, riesco a dimostrare abbastanza facilmente che quella quantità lì invece eh, deve essere per forza fra meno 2 e 2. Il suo modulo è 2. Questa si chiama disuguaglianza di Bell nella particolare forma che si sono inventati i signori CHSH. Perché questa cosa, dal punto di vista algebrico e analitico, piuttosto semplice, è così importante? Perché, eh, perché ci permette innanzitutto di, di, dare, di poter falsificare o verificare questa ipotesi di Einstein, Potosch e Rosen. Cioè la meccanica quantistica, per caso, è una teoria... È completa e quindi dobbiamo accettare le sue, ehm, le sue conclusioni così come sono, oppure ci sono le variabili nascoste che la riporterebbero ad essere sensata secondo Einstein, cioè realista e, e, e locale? E come facciamo? Facciamo degli esperimenti eh, in, in, nel framework che ho descritto prima e andiamo a vedere se quella funzione di correlazione sta eh, fra 2 e 2 oppure eh, fra meno 4 e 4. Ma in realtà le disuguaglianze di Bell sono più importanti ancora per un altro motivo: perché anche dimenticandoci della meccanica quantistica, ci permettono di, eh, di fare degli esperimenti e dire: ma la natura, qualsiasi sia la teoria che la descrive, i fenomeni naturali eh, sono descrivibili da, da una teoria a variabili nascoste, che la riporti ad essere realista e locale oppure no? Oppure eh, la distribuzione statistica delle de, 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 de correlazioni che vediamo è intrinseca. Beh, effettivamente l, eh, le, eh, gli esperimenti danno, ma non per, per ignoranza, perché è così una legge di natura dei risultati eh, statistici che poi si correlano, correlano in quella maniera. Ecco perché le disuguaglianze di Bell sono così importanti, perché ci permettono una volta per tutte di, di discriminare l'ipotesi di, di, di Einstein, Podolsky e Rosen. Eh, che avevano tolto, effettivamente non si può curare la meccanica quantistica. E poi ci permette di dare un'idea un, un di, 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 di quali sia, eh, siano le caratteristiche generali è eh, un livello metateorico, non, non è riguardo a una particolare teoria fisica, ci dice quali sono le caratteristiche di, 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 di tutte le teorie fisiche possibili. E il motivo per cui è andato il Nobel a quelle tre persone, ci ritornerà Alessia, è, è esattamente questo. Eh, perché eh, sono riusciti a trovare delle configurazioni sperimentali riproducibili in cui la frequenza sperimentale si avvicina alla probabilità teorica? Perché eh, ci mettiamo nelle stesse condizioni e non è facile, e ci hanno messo tanti anni con diversi sistemi ed è per quello che gli è andato il Nobel, per questi esperimenti sono a parte molto belli da, da vedere, gli sperimentali, ma sono anche difficili da fare e, e, e richiedono delle abilità tecnologiche notevoli. E facendo quegli esperimenti si scopre che mettendosi in quel, in quel setting link con fotoni entangled sì, eh, quella quantità Q diventa due radici di 2, superiore a 2. Le disuguaglianze di Bell sono violate sperimentalmente. Vuol dire che, uno, la natura è non realista locale, e due, poi questo è un sottoprodotto da un certo punto di vista, che questo è esattamente quel che predice la meccanica quantistica. Riassuntino. E così finisco e Paola non mi, non mi bacchetta troppo. Eh, le disuguaglianze di Bell non sono un argomento di meccanica quantistica, ma riguardano il carattere eh, realista locale di una qualsiasi teoria fisica. E quindi sono uno strumento teorico potentissimo perché ci consentono di verificare il carattere non realista locale della natura e poi in particolare della meccanica quantistica e scoprire che, che, che per quanto ne sappiamo fino adesso eh, i risultati degli esperimenti sono ottimamente descritti dalle previsioni della meccanica quantistica. Allora, finisco con una galleria di fotografie che dei personaggi coinvolti. Eh, come potete notare, eh, nel secolo scorso solo un sottoinsieme dell'umanità dell si occupava di fisica, in particolare di meccanica quantistica, e vi invito a paragonare questa galleria fotografica con quest'altra galleria fotografica, che, in cui ho raccolto un po' di persone. Eh, giovani che si occupano di meccanica quantistica che stanno dando i risultati più importanti eh, negli ultimi anni e, e, e fate voi il paragone con la galleria di personaggi precedenti e questo ci fa ben sperare sul, sul progresso della fisica eh, nei, nei prossimi anni. E ultimo, eh, un concorso senza premi, queste sono le mie tre gatte. E al quale ho recitato questo, um, questo seminario prima di farlo a voi. Eh, C'era la gatta interessata, la gatta affranta e la gatta apertamente ostile. E, quale gatto siete? Eh, grazie per l'attenzione. E scusate per il ritardo. Grazie mille, Matteo. Grazie per questa presentazione dettagliata e, e ricca, come diciamo, richiede la meccanica quantistica, che insomma. È un, un tema estremamente vasto diciamo, e, e ricco e quindi diciamo, è importante affrontarlo nella maniera graduale, um, così come ci hai introdotto tu. Allora, siccome al momento non abbiamo delle domande sulla chat, io proporrei di andare avanti con la presentazione successiva e invito tutti coloro che insomma hanno delle curiosità, delle domande, dei chiarimenti da chiedere uh, ad esternarli sulla chat scrivendoci, potete anche indicare la scuola di provenienza io vi invito a farlo perché è un'occasione che avete per poter interagire più o meno direttamente con persone esperte del campo, quindi vi rinnovo questo invito e ringrazio ancora il professore Paris che ci ha fatto questa, questo bellissimo excursus e passiamo quindi alla prossima presentazione della professoressa Alessia Levi, che invito a collegarsi. Ok. Alessia, non ti vediamo? Sì, arrivo. Okay. Grazie. Ok. Perfetto. La professoressa Alessia Levi è professore associato presso il Dipartimento di Scienze e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria, a Como. È un fisico sperimentale e si occupa di ottica non lineare e quantistica per applicazione all'informazione e alla comunicazione quantistica nel regime di intensità mesoscopico, impiegando rivelatori in grado di contare i fotoni, di cui parlerà, e il cui nome, diciamo, tecnico è Photon Number Resolving Detectors. Alessia, io ti lascio spazio per uh, questa uh, altra carrellata che ci farai e nulla. grazie, ci vediamo tra poco. Grazie mille Paola e buongiorno a tutti. Eh, come anticipato da Matteo, eh, io parlerò eh, maggiormente della parte sperimentale, cercando comunque di non entrare troppo nel tecnico perché altrimenti rischio di annoiarvi. Eh, prima di partire con gli esperimenti che eh, hanno determinato poi l'assegnazione del premio Nobel per la fisica tre personaggi eh, di cui vi parlerò tra un attimo, eh, lasciatemi eh, fare una breve introduzione su di loro, sul loro eh, vissuto e soprattutto sulla loro attività di ricerca. Eh, I tre personaggi in questione sono Alena Spe, eh, John Francis Clauser e Anton Zeilinger, eh, tre scienziati, tre fisici tre fisici sperimentali che si sono occupati di meccanica quantistica, in particolar modo da un punto di vista ottico. Sono tre fisici eh, cresciuti eh, in paesi diversi che hanno svolto attività di ricerca indipendentemente l'uno dall'altro eh, nel contesto di cui andrò a parlare. Eh, Alessia, particolar... scusami, scusa sì? se ti interrompo, non è partita la condivisione del tuo video. Scusami, non so se l'hai già mandato. Sì, arrivo. Eh, Matteo, non so se è ancora collegato il tuo. Intanto arrivo, arrivo. Eh, grazie. Allora, come... Ok, condividi. Adesso vediamo, vediamo bene. Grazie Alessia, grazie, scusami. Sì, no, questo è il bello della diretta, ci <ride> prepariamo sempre, poi c'è qualcosa che va storto. Ok. Eh, sono tre, dicevo, tre fisici sperimentali eh, cresciuti in contesti diversi, quindi Alena Spee francese, eh, John Clauser americano e Anton Zeilinger austriaco, eh, più o meno coetanei, anche se eh, durante la presentazione vi spiegherò che eh, si sono occupati del tema per cui hanno vinto il Nobel in epoche eh, leggermente diverse l'uno dall'altro. Ehm um, un altro aspetto che li accomuna e li accomuna eh, tutti e quanti tutti e tre insieme è il fatto che prima di vincere il premio Nobel per la fisica nel 2022 questi tre fisici hanno condiviso un altro premio molto prestigioso, che è il premio Wolf per la fisica nel 2010. Quindi, già nella motivazione del 2010 era stato riconosciuto dal comitato che ha assegnato il premio Wolf eh, un um, aspetto comune eh, e un ruolo abbastanza importante a tutti e tre, nonostante. Eh, appunto ci siano delle differenze che io cercherò in qualche modo di far emergere senza togliere merito a nessuno, chiaramente. La motivazione per cui è stato loro assegnato il premio Nobel per la fisica è riportata qui, la potete leggere eh, tutti quanti, l'ha riportata anche Matteo eh, nella sua eh, presentazione, quindi riguarda due aspetti. Il primo aspetto è legato agli esperimenti con fotoni entangled per stabilire la violazione delle disuguaglianze di Bell. Il secondo aspetto è il contributo che questi fisici hanno dato allo sviluppo di quella che è la quantum information science. Quindi, eh, dedicherò la maggior parte della mia presentazione al primo aspetto, perché è anche quello su cui si è focalizzato Matteo ma eh, nella parte conclusiva vorrei dire qualcosa anche sulla parte più applicativa. Prima di partire con la parte sperimentale vorrei dire due parole eh, su ciascuno di questi tre fisici eh, perché eh, credo che sia importante anche per capire il loro contributo. In particolar modo... Ehm, faccio una eh, presentazione di tipo storico, quindi non vado in ordine alfabetico, ma vado piuttosto in ordine di data dell'esperimento. Eh, quindi il primo ad aver ad essersi occupato, il primo dei tre ad essersi occupato eh, della prova sperimentale della violazione delle disuguaglianze di Bell è stato John Clauser. In gioventù perché all'epoca aveva circa 28 anni, quindi era un giovane postdoc, aveva appena terminato il dottorato. Era andato eh, all'Università di Berkeley in California eh, e avrebbe dovuto lavorare su tematiche ottiche legate all'astrofisica insieme al premio Nobel Charles Towns. Ma in realtà, eh, giunto lì, ha trovato una bozza di esperimento. Eh, che eh, avrebbe potuto utilizzare per dimostrare la violazione delle disuguaglianze di Bell, di cui eh, era già ehm, eh, a conoscenza e verso le quali aveva anche qualche titubanza, perché la cosa che lo turbava era di andare contro l'idea, soprattutto di Einstein. Eh, quindi eh, nel 1972, insieme a Friedman, che era un altro dottorando eh, lì all'Università eh, della California, provò per la prima volta sperimentalmente la violazione delle disuguaglianze di Bell. Quindi il suo grande contributo è stato quello di eh, riuscire a realizzare un esperimento che per la prima volta dimostrasse. Che Einstein, Podolsky e Rosen avevano torto. Eh, questa è la motivazione per cui gli è stato dato il Nobel. L'altro aspetto che lo caratterizza e per cui è famoso, ma che non ha a che fare direttamente col Nobel, è il fatto che, insieme ad altri tre scienziati, appunto, Horn, Shimony e D'Olt, come già ha detto Matteo, è arrivato alla eh, dimostrazione delle disuguaglianze di Bell sotto la forma nota come disuguaglianza CHSH. Perché è importante questa disuguaglianza CHSH? Perché rappresenta un modo pratico eh, per dimostrare le disuguaglianze di Bell, quindi è un modo eh, abordabile da un punto di vista sperimentale. Spesso per noi sperimentali non è semplice tradurre in termini sperimentali quella che è una teoria. Spesso occorre un link, occorre una riscrittura della teoria eh, per rendere la teoria accessibile a quello che uno può fare effettivamente in laboratorio. Passiamo ora al secondo fisico, cioè ad Alena Spee, eh, che così come Clauser ha svolto i suoi primi esperimenti sulla violazione delle disuguaglianze di Bell in gioventù, eh, durante il suo dottorato di ricerca ehm, in Francia, eh, a Parigi. E, eh, in particolare, eh, l'aspetto che maggiormente lo differenzia rispetto al lavoro di John Clauser è diciamo, duplice. Da un lato ha migliorato L'apparato sperimentale eh, di Klauser, anche grazie allo sviluppo tecnologico. Eh, dal secondo punto di vista, il suo contributo è fondamentale ed è il motivo per cui eh, è stato deciso di assegnare anche a lui il premio Nobel, perché eh, si è posto per primo eh, il problema di capire se la dimostrazione sperimentale di Klauser eh, fosse. Veramente dovuta al fatto che la meccanica quantistica ha delle proprietà eh, particolari, in particolar modo l'entanglement, o se ci fosse un problema, eh, un baco diciamo di tipo sperimentale, eh, legato magari all'inefficienza del sistema di rivelazione, piuttosto che al fatto che ci potesse essere in qualche modo un'influenza eh, tra. I due rami su cui vengono fatte, effettuate le misure di correlazione e così via. Quindi è stato il primo a porsi questi problemi che normalmente in gergo tecnico vengono chiamati loophole, cioè delle scappatoie che possono portare a dei risultati falsi, eh, erronei. Ehm, e la sua dimostrazione è stata quella eh, proprio che invece ha irrobustito la dimostrazione sperimentale di Clauser, provando che effettivamente è possibile violare le disuguaglianze di Bell. Ancora oggi si occupa di meccanica quantistica dal punto di vista sempre sperimentale eh, e in particolar modo eh, da un certo punto in avanti della sua carriera ha cominciato a lavorare con gli atomi, quindi con l'intrappolamento. Degli atomi attraverso la cosiddetta tecnica di laser cooling insieme al premio Nobel Cointanougy. Quindi sono tutti eh, personaggi che tra l'altro nella loro attività di ricerca hanno collaborato con altri premi Nobel. Infine arriviamo a Zeilinger. Eh, Zeilinger è giunto a effettuare esperimenti di meccanica quantistica eh, sia di fondamento che poi applicativa, un po' più avanti nella sua carriera scientifica perché in una fase giovanile si era occupato soprattutto di neutroni, di diffrazione di neutroni, quindi eh, aveva dedicato la prima parte della sua attività scientifica ad altro. Eh, nonostante questo, quando è approdato eh, negli anni 90 ad occuparsi di meccanica quantistica, ha avuto un ruolo veramente dominante sia dal punto di vista della meccanica quantistica di base quindi a sua volta eh, grazie anche al lavoro effettuato dal suo gruppo dal suo team è riuscito a dare un contributo importante anche alla dimostrazione sperimentale della violazione delle disuguaglianze di Bell ma soprattutto il motivo per cui Zeilinger è degno di nota è il fatto che ha saputo anche trovare delle strategie per applicare l'entanglement a dei contesti eh, che poi possono trovare delle ricadute anche nella nostra vita quotidiana, per esempio grazie allo sviluppo delle cosiddette tecnologie quantistiche. Quindi nella parte conclusiva eh, della mia presentazione parlerò proprio eh, di eh, un esperimento di Zeilinger sul teletrasporto quantistico. Passiamo ora alla parte eh, più eh, tecnica, se volete, eh, che però eh, riguarda la dimostrazione sperimentale della violazione delle disuguaglianze di Bell. Che cosa è indispensabile avere in un laboratorio per dimostrare questo? Eh, come diceva Matteo, eh, l'esperimento di per sé non è semplice, ma non è nemmeno impossibile, tant'è vero che viene svolto in alcuni laboratori didattici in università anche eh, Proprio per finalità di tipo didattiche, può essere svolta anche come attività di laboratorio curricolare, um, è prevista l'esistenza di una sorgente di fotoni entangled, quindi fotoni correlati in maniera quantistica, vedremo poi come correlati, e deve essere presente un apparato di misura. Meglio, due apparati di misura, perché siccome il punto è che noi produciamo coppie di fotoni tra di loro correlati, un fotone viene mandato a quella che normalmente noi in gergo tecnico chiamiamo Alice e l'altro fotone della coppia viene inviato a Bob. Sempre questo eh, nel rispetto eh, della statistica, quindi non genereremo mai una singola coppia di fotoni, ma... Ripeteremo l'esperimento tante volte producendo tante coppie di fotoni. Quello che è importante è che ogni coppia venga rivelata in maniera sincrona. Cioè, io devo correlare un fotone con il suo gemello e non con il gemello eh, della coppia successiva. Come è fatta la sorgente? La sorgente eh, allora, qui. Dal punto di vista storico ci sono stati diversi esempi. Eh, il primo esempio di sorgente utilizzata fu quella utilizzata da Clauser nel 1972 e poi anche da Spee nel 1982, eh, era un campione di calcio 40 eccitato da luce ultravioletta. A seguito di questa eccitazione il calcio emetteva... Uh, due fotoni in cascata entangled tra loro, uno nel verde e uno nel blu. Questa uh, sorgente negli anni 90 è stata sostituita da una sorgente basata su un principio diverso: quindi non su un principio di assorbimento ed emissione, ma piuttosto legata a quello che è un processo ottico non lineare e quantistico. Noto come spontaneous parametric down conversion. Che cos'è questo processo? Abbiamo un campo, quindi una radiazione, una luce cosiddetta di pompa che entra in un materiale non lineare generando un coppie di fotoni entangled tra loro, nel rispetto di due leggi di conservazione della fisica che sono la conservazione dell'energia e la conservazione del momento lineare, detto anche quantità di moto, magari vi è più sorgente rispetto a quello utilizzato eh, da ehm, Clauser e da Aspect Ce ne sono diversi, è sicuramente più compatto, più semplice da utilizzare, più facile da manovrare banalmente in laboratorio, offre un altro vantaggio e cioè il fatto che io posso produrre coppie di fotoni entangled a 20 la stessa lunghezza d'onda. Questo perché è un vantaggio? Perché come ho detto prima, Alice e Bob devono effettuare delle misure su questi fotoni, ognuno con la propria attrezzatura. E se i fotoni hanno la stessa lunghezza d'onda, eh, l'attrezzatura la che usa Alice ha la stessa efficienza di rivelazione eh, del, eh, di quella di Bob. Quindi possiamo avere meno bachi sperimentali. Abbiamo detto che in questo modo produciamo coppie di fotoni strettamente correlati tra loro, appunto eh, si dice entangled perché sono correlazioni perfette. Queste correlazioni, nello specifico eh, delle sorgenti che ho descritto fino ad ora, sono delle correlazioni eh, in polarizzazione. Qui ho voluto riportare eh, la formula della eh, la, la funzione d'onda eh, dello stato che noi produciamo, quindi è uno stato entangled e eh, che mostra anche il concetto della sovrapposizione, perché io ho una sovrapposizione di polarizzazione. La polarizzazione H, che è la polarizzazione orizzontale e la polarizzazione V, che è la polarizzazione verticale. Siccome non sono sicura eh, che tutti voi sappiate che cos'è la polarizzazione, dico giusto due parole perché eh, non vorrei perdermi qui, però è importante per quello che dirò dopo sulle misure di polarizzazione la polarizzazione della luce, eh, dato che la luce è un'onda elettromagnetica eh, caratterizzata da un campo elettrico e da un campo magnetico, con il termine polarizzazione andiamo ad indicare la direzione in cui oscilla, in cui propaga il campo elettrico. Eh, possiamo avere diversi tipi di polarizzazione, per esempio la polarizzazione lineare, la polarizzazione circolare, la polarizzazione ellittica, come mostrato qui in figura. Eh, ai fini dell'esperimento della violazione delle disuguaglianze di Bell prendiamo pure tranquillamente in considerazione la polarizzazione lineare e quindi indicheremo in maniera semplice questa polarizzazione come una freccia orientata dove H sta per la polarizzazione lineare orizzontale, V per quella verticale, D quella diagonale a più 45 gradi. E eh, a anti di antidiagonale meno che posso realizzare. Ma sono quelle utili, di fatto, ai fini dell'esperimento. Come faccio a effettuare delle misure di polarizzazione? L'apparato di misura che Alice e Bob possiedono in maniera uguale su, su ciascuno dei due rami prevede. L'esistenza di una lamina lambda mezzi che è sostanzialmente un elemento ottico, un dischetto di quarzo eh, trasparente eh, che ruota la polarizzazione della luce. Quindi la lascia lineare, ma la ruota, appunto, posso passare da polarizzazione verticale a polarizzazione orizzontale, polarizzazione a 45 gradi e così via. Il secondo elemento è un beam splitter cubico polarizzatore. Che separa la luce in base alla polarizzazione che possiede. Quindi, normalmente eh, in questi bin splitter cubici viene trasmessa la polarizzazione orizzontale e riflessa quella verticale. Um, e poi abbiamo i rivelatori, i rivelatori che nello specifico. Nei primi esperimenti, quindi per esempio quelli di Clauser e di Aspe, erano dei fotomoltiplicatori, rivelatori in grado di rivelare singoli fotoni. Oggi si preferisce utilizzare i cosiddetti avalanche fotodiode perché hanno un'efficienza di rivelazione maggiore, quindi sempre nel rispetto del superare possibili bachi dovuti a una tecnologia non eccelsa. Che cosa fanno operativamente Alice e Bob con questo sistema, con questo apparato di misura? Vediamo gli step del loro lavoro e poi andiamo a vedere eh, l'applicazione alla violazione delle disuguaglianze di Bell. Innanzitutto, Alice e Bob devono essere in grado di ruotare indipendentemente le loro lamine lambda mezzi senza comunicarsi a che angolo la metteranno. Quindi Alice ruota la sua, Bob ruota la sua e a quel punto acquisiscono un determinato numero di misure per ogni angolo che scelgono. L'importante, come dicevo prima, è che misurino un fotone alla volta e che acquisiscano in maniera sincrona, cioè io devo poter rivelare i fotoni della coppia contemporaneamente. Sul, uh, su ciascun ramo vedete che all'uscita del polarizzatore io ho due rivelatori. Il fotone arriva, eh, però il fotone non è un'entità che si può dividere dritto o destra. Il fotone o va a destra o va dritto. Quindi chiaramente un solo rivelatore alla volta fa clic. Quindi il fotone arriva, va a destra, clicca al rivelatore di destra, il fotone arriva, va dritto, clicca al rivelatore che c'è, dritto, cioè sul ramo trasmesso. Quindi un solo fotone alla volta può fare clic su ciascuno dei due rami, quindi quello che poi, al variare dell'angolo delle lamine, dato un certo data sample per ogni scelta di angolo, Alice e Bob andranno alla fine di tutte le loro misure a vedere quante volte hanno fatto clic i rivelatori messi sui due rami trasmessi, oppure quante volte hanno fatto clic insieme i rivelatori messi sui rami riflessi, oppure quante volte hanno fatto clic insieme il rivelatore di Alice messo sul ramo riflesso con quello di Bob messo sul ramo trasmesso o viceversa. Quello di Alice sul ramo trasmesso e quello di Bob sul ramo riflesso. Quindi io posso avere quattro possibili coincidenze, cioè correlazioni, cioè click in simultanea a seconda di quali rivelatori fanno click. Perché questo è utile per dimostrare le disuguaglianze di Bell? Perché le disuguaglianze di Bell nella forma CHSH. Uh, si possono esprimere attraverso la quantità che normalmente viene indicata con la lettera S di cui già ha parlato Matteo che sostanzialmente è la somma algebrica di quattro termini e ciascuno di questi termini dipende uh, come potete notare uh, da due variabili A e B A, B, A B', A' B, A' B'. Che cosa sono queste variabili? Abbiamo detto prima che le misure sono al variare di un angolo, quindi sostanzialmente sono angoli. Quindi Alice e Bob scelgono ciascuno due angoli e, vanno a, eh, e poi si va a valutare tutte le possibili combinazioni di questi angoli. Ciascun elemento e che è funzione di un angolo scelto da Alice e di un angolo scelto da Bob, come potete notare, ehm, è una somma algebrica normalizzata, cioè normalizzata al numero totale di misure effettuate. Uh, somma algebrica delle coincidenze di cui abbiamo parlato prima, cioè vado a contare quante volte hanno fatto clic i rivelatori sui due rami trasmessi, quante volte hanno fatto clic i rivelatori sui rami riflessi e quante volte hanno fatto clic i rivelatori messi uno sul riflesso e l'altro sul trasmesso. Che valori, che numeri ottengo? Allora, i numeri che ottengono dipendono dalla scelta degli angoli A e B. In particolar modo, la eh, quantità S si dimostra essere eh, legata non tanto al valore assoluto di questi due angoli A e B, ma piuttosto alla loro differenza. Quindi andremo a considerare l'angolo differenza e quello che possiamo notare da questa figura è che eh, il valore di S varia al variare di questo angolo differenza tra... Un valore massimo e un valore minimo. Secondo l'assunzione la di realismo e località, ci aspetteremmo che i valori di S esse debbano essere compresi tra meno 2 e più 2. Secondo la meccanica quantistica, che quindi di fatto ammette la non località, eh, ci sono dei valori di angoli, dei range di valori in cui la disuguaglianza di Bell viene violata, quindi si ottengono valori superiori a più 2 o inferiori a meno 2. Esistono dei valori massimi. Valori eh, La massima violazione delle disuguaglianze di Bell corrisponde a due radice di 2 o meno due radice di 2 negativo. E si ottiene per ben precisa di valori di teta. Quindi per una scelta ben precisa di coppie di valori. AB, A B, A primo B, A B primo e A primo B primo. Ultimissima cosa sulla violazione delle disuguaglianze di Bell, come dicevo prima, eh, il fatto che ci siano state tante verifiche sperimentali e che siano stati pubblicati tanti articoli su queste disuguaglianze sta proprio nel fatto che negli anni, nel corso degli anni, grazie anche allo sviluppo tecnologico, gli scienziati hanno cercato di, eh, Superare i cosiddetti loophole, cioè quelle possibili scappatoie che potevano determinare un'erronea violazione dovuta a dei bacchi del sistema. Una di queste, per esempio, eh, era legata alla possibilità che eh, Alice e Bob potessero comunicare tra loro la scelta dell'angolo di rotazione. Per rendere sempre più casuale questa scelta dell'angolo sono state adottate strategie molto diverse. Quella che fa un po' sorridere, ma che appunto è stata pubblicata da Zeilinger nel 2017, è stata la scelta di un generatore di numeri casuali per far ruotare eh, le lamine basata sul colore di stelle lontane osservate tramite due telescopi uno posto sul ramo di Alice e uno posto sul ramo di Bob. Ultima cosa perché penso che ormai anche il mio tempo stia terminando, eh, voglio dire giusto due parole sull'applicazione dell'entanglement. Tra l'altro vi invito, eh, se avete la possibilità, a visitare la mostra, eh, dire l'indicibile, l'entanglement quantistico nelle sedi. Che, che la apriranno proprio perché c'è tutta una sezione della mostra dedicata alle applicazioni. Qui ho riportato alcune di queste applicazioni in cui Zalinger peraltro ha giocato un ruolo abbastanza importante. In particolare qui eh, nel tempo che mi resta voglio dire due parole riguardo al teletrasporto quantistico. Perché il teletrasporto quantistico è sicuramente un aspetto che ci affascina e che eh, occupa gran parte dei film di fantascienza o dei libri di fantascienza? Eh, chiaramente, la meccanica quantistica stessa eh, ammette, tramite il teorema del no-cloning, che non è possibile creare una coppia identica, eh, perfetta, indipendente di uno stato quantistico. Um, quindi eh, che cosa significa realizzare un esperimento di teletrasporto quantistico? Eh, ce lo insegna Zeilinger di fatto perché appunto lui ha usato un escamotage per poter teletrasportare eh, lo stato di polarizzazione di un fotone eh, senza violare il teorema del no cloning. Allora, cerco con questa vignetta di spiegarvi brevemente cosa succede. Prendiamo in considerazione Alice. Alice possiede un fotone su cui codifica lo stato di polarizzazione che vuole teletrasportare. Quindi lei prepara questo fotone in un determinato stato di polarizzazione, lavorando ovviamente con degli elementi ottici che gli permettono di fare questo, senza misurarlo, eh? quindi lo prepara e basta. Allo stesso tempo Alice possiede anche una coppia di fotoni entangled. Uno lo tiene per sé, l'altro lo manda a Bob. Che cosa fa adesso Alice? Alice prende il fotone di cui vuole teletrasportare lo stato e il fotone della coppia entangled che si è tenuto e li sovrappone ad un bin splitter. Sovrapporli a un bin splitter vuol dire che li fa interferire a un bin splitter e dopodiché esegue delle misure di polarizzazione. Comunica a Bob il risultato delle sue misure di polarizzazione e in base al risultato che lei ottiene, Bob esegue delle operazioni che di nuovo, essendo tutto il sistema basato sulla polarizzazione, saranno delle rotazioni di polarizzazione. Quindi effettua la misura. Nel momento in cui Bob effettua la misura, scopre di avere uno stato di polarizzazione identico a quello che aveva preparato Alice. Perché non sto violando il teorema del no-cloning? Perché nel momento in cui Bob effettua la misura e scopre qual è lo stato di polarizzazione, il fotone iniziale che Alice aveva per teletrasportare lo stato di polarizzazione non esiste più non perché l'abbia misurato per capire che polarizzazione avesse, ma perché l'ha mescolato insieme al suo fotone entangled. Ecco, questo è giusto per darvi un'idea e poi il dettaglio tecnico è abbastanza complesso, eh, però eh, si tratta di un esperimento molto bello e come diceva Matteo, anche piuttosto complicato da realizzare eh, tra l'altro Zeilinger per dare prova della robustezza di questo esperimento ha effettuato eh, questo esperimento per diversi stati di polarizzazione riuscendo tutte le volte con eh, ottima fidelity cioè quindi con un'efficienza molto elevata a ehm, teletrasportare questi stati di polarizzazione. Con questo io ho concluso, chiudo la mia presentazione con eh, Tre libri, in particolar modo i due scritti da Zeilinger sono divulgativi, e quindi se qualcuno vuole approfondire le tematiche dell'entanglement, dell'ottica quantistica, delle applicazioni della meccanica quantistica e quindi dell'entanglement vi invito a leggerli. Grazie, grazie mille Alessia per questa bellissima presentazione. Uh, non ci sono domande nella chat, certo, per cui diciamo abbiamo qualche minuto di, di discussione che possiamo in qualche modo articolare in maniera libera. Io, diciamo, ti faccio una domanda molto semplice che penso questi ragazzi si stiano ponendo. Tu hai parlato dei fotoni, dei fotoni in Tangled, quindi sono sostanzialmente la base di tutti gli esperimenti, i fotoni. La motivazione, diciamo, a noi è chiara, però, se puoi diciamo dire ai ragazzi perché il laboratorio,. È Considerare come particella quantistica un fotone rispetto ad altre particelle che comunque possono essere in Tangled? Giusto? Sì, allora mm. ti, ti potrei rispondere eh, direttamente citando una parola che però potrebbe risultare molto tecnica. Allora ci sono diversi motivi per cui lavorare con la luce è sicuramente più semplice che, per esempio, lavorare con gli atomi, eh, sicuramente perché la luce viaggia alla massima velocità possibile, quindi nei protocolli di comunicazione eh, questo aspetto è importante poi eh, lavorare con gli atomi eh, ha molti limiti legati alla cosiddetta decoerenza cioè il fatto che tu prepari l'atomo in un certo stato ma quando interagisce con l'ambiente questo si degrada e tu perdi quella proprietà che magari con tanta fatica eri riuscita a preparare eh, e poi ci possono essere eh, comunque altre difficoltà tecniche per esempio una delle degli aspetti che ha riguardato eh, il lavoro sperimentale di Elena Spee come dicevo prima era l'intrappolamento degli atomi eh, con la luce eh, portando gli atomi a dei livelli di raffreddamento eh, piuttosto elevato quindi quando si lavora con gli atomi in generale Serve una tecnologia sicuramente più sofisticata di quella che si potrebbe trovare in un laboratorio di ottica quantistica. Perfetto. Allora, ho appena ricevuto una domanda uh, dagli studenti del liceo Rescigno di Rocca Piemonte, in provincia di Salerno, dove c'è una nostra collega che, insomma, sta seguendo uh, la conferenza insieme ai ragazzi. La domanda è la seguente: mi chiedono se sia mai possibile spiegare un attimo più, diciamo, uh, in dettaglio. Cosa turbava Einstein rispetto all'entanglement? Perché è un passaggio che, diciamo, è stato un po' delicato che hanno perso all'inizio. Quindi, se puoi diciamo, fare una ricapitolazione tu o Matteo, eh, su qual era, diciamo, ciò che più creava problemi ad Einstein rispetto a questo problema. Grazie. Non so, Matteo, magari vuoi cominciare tu a dire qualcosa. Eh, era, allora, più che altro. Due cose insieme turbavano Einstein, Podolsky e Rosen ed erano appunto questo fatto che quando uno prepara uno stato entangled eh, la misura da, effettuata da una parte determina istantaneamente il risultato che io posso avere da questa parte. Questo continua a turbare molte persone e anzi induce molte persone in errore facendo credere che uno possa violare eh, la relatività, cioè mandare dell'informazione eh, dell a una velocità superiore a quella della luce. In realtà, se uno analizza bene le cose, è vero che uno ha, eh, determina istantaneamente il valore, ma questo fatto non può essere. Usato per trasmettere informazioni. Io vedo queste correlazioni dovute all'entanglement solo su base statistica. Faccio tanti esperimenti. Dopo che ho fatto gli esperimenti, metto insieme i risultati e capisco eh, che eh, le misure, da una parte, hanno determinato il risultato, dall'altra. Ma. Eh, shot by shot, tutto ciò non può essere usato per trasferire informazione. Questo è, è, è un risultato dell'analisi de, degli ultimi 30-40 anni, quando la gente si è messa davvero in pratica a tentare di utilizzare l'entanglement per qualcosa di utile e ha scoperto che certe cose si possono fare, l'entanglement è utile e altre come questa non si possono fare. E al, però, cent'anni fa, mh, mancava tutta la riflessione, non c'erano i giganti su, sulle cui spalle eh, sedersi, e persino i giganti come Einstein avevano capito male una cosa. Ecco. E poi l'altra cosa, quella del realismo, era appunto eh, questo fatto che eh, mh, tutti noi potremmo giocarci le dita sul fatto che se la Luna, eh, non la guardo, continua ad essere lì. Eh, però questo è un risultato che si applica a tutti i corpi macroscopici. Se i corpi sono microscopici, o meglio, microscopici o isolati da tutto il resto dell'universo, non è mica vero. Eh, eh, la Luna eh, non è lì finché non la guardo, è lì e là. E poi quando mi volto per guardarla, eh, si localizzano a una parte. È controintuitivo, si dice. Eh, perché eh, perché come dire, noi ci siamo evoluti e i nostri sensi vedono certe cose e non vedono delle altre cose, ma il mondo microscopico per guardare al mondo microscopico ci vogliono altri occhi, eh, che sono i nostri strumenti, e, e, e non c'è niente da fare. È proprio così: innumerevoli esperimenti lo confermano: eh, che l'elettrone è, è lì o là solo quando lo guardo, eh, finché non lo guardo è lì e là. Spero di aver più o meno risposto. Alessia, vuoi aggiungere qualcosa? Uh, no, mi sembra che la, la risposta di Matteo sia importante. Cioè, il, il punto importante, tra l'altro, che vorrei sottolineare a cui mi vorrei allacciare anche per l'aspetto applicativo è che nel momento in cui tu effettui la misura, di fatto tu lo distruggi il tuo stato. Cioè, per poterlo utilizzare, tu lo devi far propagare, gli devi far fare le sue operazioni e alla fine vai a misurare. Perché nel diciamo momento in che cui questo... rivelo quel fotone, quel fotone non è più utile per fare nulla. Ricordiamo, questo è, è tipico della meccanica quantistica, il fatto che la misura diciamo, intervenga in maniera considerevole su quello che è lo stato... Del, della particella, del fotone, cosa che non accade in meccanica classica, in cui abbiamo diciamo, la misura che non distrugge lo stato, invece dal punto di vista quantistico questo è qualcosa di cruciale che ovviamente determina poi anche la maniera nella quale vengono impostati tutti gli esperimenti per evidenziare le varie, i vari fenomeni legati alla meccanica quantistica. Quindi diciamo, questa è una cosa fondamentale. La misura è qualcosa che turba fortemente lo stato del sistema. Perfetto, un'altra diciamo, curiosità, visto che ci rimane qualche altro minuto, è se magari eh, potete, anche in maniera molto diciamo, sintetica, spiegare qual è l'impatto dell'entanglement, per esempio, sui computer, perché, diciamo, noi siamo abituati a vivere eh, ormai in un mondo digitale. L'elettronica attuale è un'elettronica classica, quindi diciamo ancora convenzionale. Cosa può, diciamo, in cosa interverrebbe? Ci si, ci si auspica che sarà a breve termine. Interverrà la meccanica quantistica nel modificare, nel migliorare i nostri computer? Allora, eh, se posso rispondere sì. prima io, perché poi io ho Sì, lezione. sì, comincia tu. Io sì. sì, devo dire qualcosa. Ehm... Allora, ehm... la risposta più. Realistica che si può dare è che l'entanglement non avrà nessun effetto sui nostri computer nel breve periodo. Eh, perché, beh, innanzitutto spezzare una lancia. Eh, I nostri computer non sono classici. Per capire come funzionano i computer che stiamo usando oggi eh, eh, ci vuole la meccanica quantistica, se no, col cavolo che facciamo la teoria certo. delle <ride> e <ride> E quindi sono classici, appunto, il nome che si dà a, a questa ipotetica seconda rivoluzione quantistica è che finalmente userà l'entanglement o la, super, o la sovrapposizione, l'incompatibilità fra misure. Però la prima rivoluzione quantistica c'è già stata negli anni 60 e ha portato alla, alla civiltà digitale che stiamo vivendo adesso. E mh, poi il motivo per cui dico l'entanglement non... Eh, conterà niente nel breve periodo, è perché l'applicazione di entanglement sovrapposizione ai, a, ai computer è un qualcosa che è in sviluppo, ha come si suol dire TRL basso, impatto eh, ancora basso, impatto commerciale ancora basso. Dove invece vediamo eh, delle applicazioni che sono già tecnologiche, già a livello di proof of principle o addirittura già a livello commerciale, sono il sensing, la metrologia e La comunicazione. Eh, lì ci sono già le start up. Lì ci sono già le grandi industrie che si comprano i fisici per, per, per fare ricerca e sviluppo. Invece, le applicazioni ai computer ehm, eh, probabilmente ehm, non. Per conduttori, se saranno gli atomi intrappolati. Non la vediamo. Siamo ancora al livello eh, degli anni 70 con la TV a colori e non si sapeva se la tecnologia vincente si chiamava pallo o secam. Ecco adesso siamo lì con i computer, eh, non, non sappiamo ancora come ci sarà il computer a colori. Eh, e, e io chiedo perdono, ma devo scappare, se no i chimici mi danno la pelle dalle ossa. Grazie eh. Matteo, grazie diciamo per la presentazione, per la discussione, grazie davvero e insomma, buona lezione. E ci tratteniamo giusto qualche altro minuto con Alessia e ancora grazie infinite per averci dato la possibilità di ascoltarti e di, di approfondire con te. Grazie a presto e ci vediamo tutti alla mostra per, per quanto riguarda le persone che vivono attorno a Milano, la mostra che si terrà nel cortile del Dipartimento di Fisica eh, ad aprile. Perfetto. Eh, arrivederci a presto. Ciao Matteo, grazie. Grazie mille. Alessia, vuoi aggiungere qualcosa? In merito alla domanda... Eh, sì, allora, sì. Eh, tutto quello che ha detto Matteo è vero. Eh, giusto per dare eh, magari qualche spunto invece dal punto di vista eh, più mh, didattico, eh, magari molti di voi ragazzi eh, sanno che eh, c'è la possibilità, eh, grazie a IBM Experience, di eh, provare, di testare cosa vuol dire utilizzare un computer quantistico. Eh, chiaramente eh, il, il sistema tra l'altro è abbastanza semplice nel senso che eh, si può programmare con degli schemi a blocchi e si possono tra l'altro eh, testare direttamente eh, i, molti algoritmi per esempio anche il, il teletrasporto quantistico si può, eh, si può eh, appunto testare con questo eh, computer di IBM Chiaramente, se fate eh, girare il vostro algoritmo sui computer quantistici messi a disposizione gratuitamente da IBM, vi renderete conto, tra l'altro, che la qualità dei risultati non è eccelsa, perché questi computer, comunque, come dicevo prima, hanno il problema della decoerenza. Per cui, eh, la, i risultati che ottenete sono sempre peggiori di quelli che otterreste con un simulatore. Però diciamo che bisogna aspettare che la tecnologia trovi il giusto quadro per, per uno sviluppo utile. Insomma. Perfetto. Allora noi mh, possiamo adesso concludere, credo a meno che non ci siano altre puntualizzazioni che vuoi fare. Alessia, ci sono altre cose che vuoi dirci. Io però ricordo che Alessia dovremmo ritrovarla. Uh, Alessia, uh, sei a Como, quindi sarai sì. alla mostra che si sì, svolgerà. Apriamo... Esatto, noi apriamo sabato il 18 di aprile presso il Museo della Seta di Como e resteremo aperti fino al eh, dal 18 marzo al 16 aprile. Perfetto, quindi io ricordo che le altre sedi dove eh, ci sarà la possibilità di usufruire appunto della visita delle, della, di questa mostra, che è una mostra organizzata in diversi sedi, in diverse sedi, sono Catania, come l'abbiamo appena detto, Firenze, Milano, Modena, Napoli e Roma. La mostra, ehm, diciamo, accomodate, abbiamo detto, dal, da, è già partita in alcune di queste sedi, quindi dal 13 di marzo fino al 14 di maggio, e in più vorrei ricordarvi un evento che si svolgerà il 14 di aprile, in occasione del secondo World Quantum Day, eh, a Napoli. È un evento nazionale nel corso del quale si svolgerà una, la premiazione dei vincitori dell'edizione del 2022 del concorso di creatività suggestioni Quantistiche, che è stato appunto organizzato nell'ambito uh, di questo progetto dell'Italia Quantum Weeks. Quindi noi uh, vi invitiamo, invitiamo tutti, uh, soprattutto i non addetti ai lavori, a venire a, a visitare le mo la mostra le mostre, proprio perché ci saranno tantissimi um, molteplici occasioni, giochi, um, conferenze, discussioni. Um, c'è un po' di tutto per potervi introdurre a questo tema della meccanica quantistica, in particolare l'entanglement, eh, e poter avere la possibilità appunto di interagire con le persone che ci lavorano quotidianamente per curiosità, chiarimenti, e appunto per potervi dare la possibilità di comprendere quanto questo tema sia attuale sia vicino anche alla vita quotidiana, perché ci sono tantissimi risvolti applicativi che ehm, si, si stanno già in qualche modo realizzando. E quindi siete i benvenuti a qualsiasi ehm, domanda, curiosità uh, avrete, la, poter, la potrete sottoporre alle persone che sono lì. E quindi uh, vi ringrazio e vi saluto, dovrebbe esserci un video in chiusura per illustrarvi un po' la mostra. Ringrazio ancora Alessia per la disponibilità a um, raccontarci um, uh, come uh, diciamo, i, i Nobel siano arrivati ad ottenere uh, questo prestigioso premio lavorando intorno al tema dell'entanglement. E ringrazio tutti voi per la partecipazione e per l'attenzione. Possiamo quindi qui salutarci e in chiusura chiedo alla regia di mandare il video. Grazie ancora Alessia e ancora grazie a tutti. Arrivederci. Siamo nel pieno della seconda rivoluzione quantistica che cambierà le nostre vite e che inizia proprio dai laboratori di ricerca. Le tecnologie quantistiche nascono dallo studio delle interazioni tra luce e materia. Grazie a sofisticati apparati sperimentali possiamo manipolare i fotoni dandogli proprietà incredibili come l'entanglement. Oppure localizzare singole molecole organiche in grado di emettere un fotone alla volta. Intrappoliamo nuvole di atomi nel vuoto con laser e campi magnetici. Ad una temperatura di pochi milionesimi di grado dallo zero assoluto. A temperature poco più alte osserviamo fenomeni straordinari, come per esempio la superconduttività. Questi strumenti trovano un utilizzo immediato in diversi campi. Come la metrologia quantistica. Che studia come riuscire a costruire apparati di misura con prestazioni molto superiori a quelle tradizionali. Sono inoltre in grado di non rovinare il campione e per questo vengono usati per studiare sistemi biologici e per le applicazioni mediche, oppure per costruire sensori quantistici di maggiore affidabilità. Sia per la misura di campi magnetici con vortici di elettroni, o in sistemi atomici che ci consentono di misurare forze, come quella di gravità, con altissima precisione. I fotoni sono sfruttati come messaggeri di informazione per la comunicazione e la crittografia quantistica, perfetti anche perché viaggiano nelle fibre ottiche come quelle che abbiamo già in casa. Sono adatti alla realizzazione di schemi pratici di crittografia quantistica, l'unica tecnologia attualmente in grado di garantire scambio di informazione a prova di decodifica, grazie ai principi della meccanica quantistica, che ne garantiscono l'impenetrabilità anche al crescere della potenza di calcolo dei computer del futuro. I laboratori dove si studiano i bit quantistici possono avere aspetti diversi. Da un banco ottico pieno di specchi e lenti per le prime prove di principio, fino a tecnologie più avanzate, integrate su chip della dimensione di una monetina. Questi setup ci permettono di usare i fotoni, atomi o sistemi superconduttivi per lo sviluppo di calcolatori quantistici di nuova generazione, che promettono performance impensabili con le tecnologie informatiche standard. Grazie agli stati quantistici possiamo simulare in modo controllato dei sistemi fisici altrimenti inaccessibili, come campi magnetici generati da una stella di neutroni o interazioni tra molecole di grandi dimensioni. In tutta Italia sono molti i laboratori che fanno ricerca sui temi delle tecnologie quantistiche e oggi ve ne abbiamo dato un assaggio.